È davvero tanto che non faccio un video fuori da questa casa, che non faccio ad esempio un episodio, quindi tenetevi forte, suppongo. Andiamo. Oggi siamo diretti a Arena. Avete presente quell'azienda che fa i costumi da bagno tecnici per i nuotatori più felici, i nuotatori migliori, più potenti del mondo, d'Italia, dell'universo? Vi racconterò una storia breve, diciamo. C'era una volta un simpatico signore che non era niente poco di meno che un certo Horst Dassler, che guarda caso è il figlio del fondatore di Adidas ed è anche presidente di Adidas Francia, che nel 1973 decide di andare in Italia, un'Italia piuttosto storta, e in quanto non solo amante dello sport, ma in particolare del nuoto, decide di aprire appunto Arena e di lanciare la prima linea di costumi tecnici che si chiamavano Skin Fit, da distribuire appunto tra nuotatori professionisti o nuotatrici professioniste. Arena nasce e si trova tuttora non soltanto in Italia, ma più precisamente nel cuore della nostra penisola, in una regione strana, dove tra l'altro vivo anch'io, che si chiama Marche. Più precisamente a Tolentino, in provincia di Macerata. E io, insulso abitante di Fabriano, sto andando proprio lì, secondo un percorso molto veloce e breve. Dunque, siamo in sede, questa è la sede di Arena e si trova proprio al centro più centroso delle Marche, quindi la mia terra. Adesso entriamo e andiamo a fare un giro dentro. Allora, signori, adesso vi presento un rapper francese molto molto famoso, spacca davvero. Si chiama? Allora. Allora. So, what's the right pronounce for your name? Orelsan. 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 Lo lascio scritto qui, così potete andare a vederlo. Ma spacca davvero, eh? 40 milioni di visualizzazioni, 60 milioni di visualizzazioni, signori. E collabora con Arena. Grazie mille. Thanks. Grazie. Je ne comprends rien. Salve, allora questo è il mio reparto preferito. Qui questi zaini sono epocali ed è quasi un'amarezza che girino soltanto tra i nuotatori. Questi cosi qui, questi zainoni qui, dovrebbero averli tutti. Io già ce n'ho tre, anzi vado via con il quarto oggi. E anzi, ne porto anche un paio a Sabrina, perché anche lei se ne è innamorata, per farvi capire che questi zaini qui sono mua. E quindi se li vedete in giro, assolutamente, prendeteli.
questo è il giga magazzino, enorme magazzino con tutte le cose da spedire, scommerciare, com'è che dite voi giovani che usate questi termini strani, e-commerzare. Dubai, Finlandia, Francia, posto che non so come si pronuncia, in Libano. Se sei triste e single, batti le mani. Se la tua vita è un macello, batti le mani. Se ti fanno disegnare i furri, batti le mani. Ciao carissimi, bentornati nel mio studio. Siamo tornati qui perché adesso vi devo più che altro aggiornare sul da farsi, su ciò che verrà fatto, su ciò che già è stato fatto. Prima di tutto, per quanto riguarda il rapper che abbiamo conosciuto prima, mi sono andato ovviamente a informare sia prima di andare ma anche adesso, perché non volevo sembrare un idiota sapendo che lui era lì. Visto che se tu googli top French rappers, lui esce, eccolo lì, tac. Non è un rapper qualunque, sappiamo anche che il rap in Francia spacca di brutto e va moltissimo. E anche se non capite la lingua, vi consiglio comunque di ascoltare un paio delle sue canzoni. O rap francese in generale, io sono un amante del rap in generale, mondiale, se così si può dire, quindi vi posso garantire io stesso che il suo rap è un piacere e tra l'altro sono sottotitolate le sue canzoni. Se volete sapere di cosa parla, io il francese non lo so, però mi piace uguale. Cioè, vediamo 20 milioni di visualizzazioni un mese fa, 6 milioni, 46 milioni, 20 milioni. Questo video qua è molto carino perché è stato girato tutto in verticale col telefono come se fosse una lunga Instagram Stories, cioè come se fosse il video di un amico che sta lì facendo un video a caso. Creativamente parlando è molto bello, poi ci sta quest'altro 63 milioni di visualizzazioni, non è un nessuno, ecco, quindi era soltanto per consigliarvelo, visto che ho avuto la fortuna di incontrarlo così, totalmente random, perché neanche sapevo che ci fosse quel giorno lui ad Arena, quel giorno, ieri ovvero. Ma adesso parliamo di noi che siamo qui a disegnare cose simpatiche. Oh, molto carino il fatto che lui abbia uno shuriken vicino a una torta come banner. Ok, ma stiamo andando di nuovo fuori tema. Come ho annunciato su Instagram, ho iniziato una collaborazione con Arena, e non una mera collaborazione da influencer, cosa che io non sono, perché non è che trascino chissà che grandi numeri, no? Come Sabrina, Sasha o tanti altri. È una collaborazione più di tipo creativo, di design, di grafica, di disegno, di marketing e comunicazione, se così vogliamo dire, perché come ho detto su Instagram io mi sto occupando di un percorso, diciamo, dal quale deve uscire una capsule collection firmata Zio Peo, ovvero io, ma che vada di pari passo anche con la comunicazione, con il marketing di questa eventuale capsule collection, mischiando tutto quello che è la cultura popolare, no? Tutto quel tipo di creatività che io consumo e produco si deve rispecchiare in tutto questo percorso, ed è quello che io sto cercando di fare. Arena ha dei prodotti ottimi su cui di cui io credo fermamente. Quando vi ho detto del reparto zaini, che è il mio preferito, è obiettivamente il mio preferito, perché ne ho tre io, uno è di sotto, ma per ora vi faccio vedere un paio di zaini che ho qui, no? Questi sono zaini Arena, che purtroppo sono destinati soltanto a nuotatori, cosa alquanto ingiusta, perché noi poveri comuni mortali non possiamo avere uno zainone Arena. Prima di conoscere questi zaini, quando ad esempio io facevo trasferte verso Milano, andavo in giro con uno zaino, un trolley e magari una sacca. La sacca per cose piccole, no? Ci metti portafogli, telefono, una bottiglia d'acqua, una maglietta, non lo so, cose così. Nello zaino magari mettevo le cose tecnologiche, non so, un computer e un switch, e già era pieno. E il trolley ovviamente per il cambio di vestiti, visto la trasferta. Ma da quando ho questi zaini Arena ho sostituito tutto con un unico strumento. Qui mi entrano due computer, cioè mi entra una tavoletta portatile e un computer, il Nintendo Switch, la telecamera con tutti gli obiettivi di ricambio, caricatori vari, caricatore del computer, quindi tutta la roba tecnologica, beauty, sì, così lo vogliamo chiamare, quindi liquido per le lenti, lenti a contatto, dentifricio, spazzolino, chi più ne ha più ne metta, ricambio di vestiti, magari un paio di scarpe addirittura, e mi avanza anche lo spazio a volte. Detto questo, molti di voi in diversi video, anche con Sabrina, nel suo canale, nel canale di Giulio, nel canale di Andre, avrete visto che io spesso indosso Arena, ma proprio non soltanto perché adesso lavoro con Arena, ma perché hanno prodotti davvero
buoni. Arena è un'azienda figlia di Adidas e il design di Adidas si rispecchia su Arena, ma Arena riesce comunque a trovare una sua identità molto forte, prima di tutto nel nuoto, in cui se chiunque di voi abbia mai fatto nuoto, visto nuoto, olimpiadi, quello che diavolo è, Arena sa cos'è. Arena è ovunque se si parla di nuoto, è la prima, è la numero uno, è la sede di Tolentino qui in Italia, gestisce tutte le altre arene, se così lo vogliamo dire, d'Europa e dell'Occidente, Stati Uniti anche, cioè la sede centrale, la sede che governa, la sede che decide, è a un'ora da casa mia. Quindi già soltanto per questo noi italiani dovremmo provare quel minimo di orgoglio, perché ci sono ancora aziende che spaccano così tanto anche a livello mondiale, qui in Italia appunto. È un'azienda che ha così tanti buoni prodotti che appunto vuole e deve raggiungere mercati nuovi e diversi, non soltanto legati al nuoto, perché l'abbigliamento sportivo o street di Arena, oltre ad essere molto funzionale, può spaccare, e quei zainoni lì e altri zaini più tecnici io me li immagino davvero ovunque, non soltanto legato al mondo dei nuotatori. E ne sto parlando così tanto proprio perché qui sotto intanto lascerò il loro link del loro sito in descrizione, così potete voi stessi andare a sbirciare i loro prodotti. Ma sicuramente una cosa che tengo a fare è che questa collaborazione sia un successo. Non molti creativi possono mettere nel loro portfolio di aver collaborato con un'azienda così grande, quindi questo ovviamente mi riempie di orgoglio, di speranze. Mi impegnerò affinché le mie idee in qualche modo raggiungano qualcosa di obiettivamente buono, se non ottimo. E in tutto questo percorso spero sempre di poter contare su di voi, sulla vostra presenza, che mi supportate da sempre, da quando non ero un mero nessuno, da quando facevo solo e unicamente grafiche e disegni per youtuber random prima di arrivare ai mails, da quando facevo character design così per diletto e adesso c'è un Jaden che vaga e che spacca i culi, character design fatto da me, là in giro, da quando ero un piccolo disegnatore che buttava su ogni tanto un video su YouTube e non se lo cagava nessuno. Questo per affermare che sento che stiamo facendo passi avanti, che anche se non ho un seguito giganterrimo, i miei lavori parlano da sé e questo mi riempie di orgoglio, dal fatto che già soltanto un anno fa non mi sarei mai immaginato che ci sarebbe mai stata una pubblicazione di un fumetto interamente fatto da me e cavolini è in giro che vende e smercia come un diavolo. Concludiamo con un appuntamento, signori, perché domenica, questa domenica e lunedì, precisamente 13 e 14 gennaio, io sarò proprio con Arena al White Street Market, uno degli eventi più importanti di streetwear a livello europeo. Sempre insieme ad Arena ci saranno altri studi di design affermati come Burro Studio, che non so neanche bene come si pronunci, non voglio sembrare irrispettoso o stupido, anche se un po' lo sono. Possiamo qui vedere cose prodotte dal Burro Studio, burro, chissà, tac, 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 e un altro designer di nome Barrio, e qui anche possiamo vedere un po' di suoi lavori, scori, scori, in questo stand di Arena. Io sarò precisamente presente domenica 13 gennaio dalle 17 alle 19 e lunedì 14 dalle 15 alle 16. Che io sia presente o meno, comunque sia, potete richiedere allo stand delle stampe dedicate a questo evento, che appunto potrete stampare sulla linea Icons all'istante, sul momento, mentre che siete lì, che ho fatto, ripeto, appunto unicamente dedicate a questo evento. Questa è la prima, l'avete vista su Instagram, deve essere monocolore perché abbiamo soltanto questa possibilità di stampa sul momento, ma come vedete sto già portando i gattini anche ad Arena, che i gattini conquistino Arena e il mondo, chi lo sa. Poi ne abbiamo un altro di un gattone che si è mangiato il logo Arena, è un gatto grasso, anche questo molto simpatico, è un logo molto semplice con degli shuriken infilzati, perché? Perché no, più che altro, perché non utilizzare degli shuriken infilzati? Richiamano sempre la cultura popolare occidentale, orientale voglio dire, che sto dicendo. Queste qua invece, questi loghi un po' anime, con una ragazza molto anime al suo interno, erano delle prove che vi faccio soltanto vedere, non saranno utilizzate per niente se non da me per comunicazione, per pubblicarle su Instagram. Queste semplicemente perché mi sono divertito a farle, erano troppi colori per le stampe sul momento per il White Street Market, quindi intanto ve la faccio vedere perché mi piace molto, sono colori piatti e sono soprattutto pochi. Sto lavorando molto sulla sintesi per ottenere un bel disegno con meno colori strumenti possibili.
possibili. Così come questo che magari avrete visto su Instagram, sempre molto anime, in cui ci sono praticamente 5 colori, 6 colori. Detto questo, signori, spero sinceramente di vedere molti di voi, o alcuni di voi almeno, al White Street Market di Milano. Lascio comunque sia indirizzo e date qui sotto in descrizione, indirizzo, date e orari, perché appunto io starò soltanto in un determinato orario ogni giorno. Come sempre, grazie infinite del supporto. Alla fine, gran parte di questo è merito vostro. Questo era Electric. Konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, onichi, konnichiwa.